Questo male tempo che ti piglia rinto quando stai con me, pare che non si convinto quando è vado ricca, tengo solo a te. Ma rispondo la stessa cosa, tieni l'ansia e torna a casa. Venga per l'urto, ma sono ora a perdere. Gianni Fiorellino, ti disturbiamo nel corso delle prove di questo grande show che sarà a Napoli al Palapartenope il prossimo 11 gennaio, ma facciamo un piccolo passo indietro perché è stato per te un bel Natale in quanto hai festeggiato questo grande successo del tuo disco che praticamente è uscito qualche settimana fa, ma subito ha raggiunto in poche ore le vette delle classifiche nazionali. Sì, devo dire la verità, sono particolarmente colpito dalla fretta che ha avuto questo disco di farsi sentire. Perché le canzoni sono sicuramente un fatto energico, alchemico, che arriva alla gente prima di ogni cosa. Però proprio così, immediatamente, insomma, vedermi così alto nelle classifiche più importanti è stata per me una grande soddisfazione. Che però ho tralasciato immediatamente, perché sennò mi monta a capo. E quindi non è da me, io voglio essere rupobile, voglio essere tranquillo, voglio essere uno della gente, e uno della gente è quello che ascolta anche molto la gente, vede le storie, le racconta. Ah, forse è per questo motivo che il disco è entrato così tanto nella testa della gente finora. Per me tu sei mogliere, ma per fare ma che stane, ma non c'è bisogno che c'è mai scusa. L'amore non li ha scrivere, rindano libri inutili, a roba si può sempre cancellare. Entriamo nel vivo del concerto, questo grande appuntamento molto atteso dopo il successo straordinario dell'anno scorso che ha registrato per l'appunto il sold out al Palapartenope. Possiamo già parlare di bis per quanto riguarda appunto il tutto pieno, il tutto esaurito, perché ormai insomma lo abbiamo ufficialmente annunciato, quindi grande attesa per Gianni Fiorellino qui a Napoli. Effettivamente è un'altra sorpresa questa del secondo sold out bis, tra le altre cose in pochissimo tempo, perché lo scorso concerto l'ho fatto a novembre e mo siamo a gennaio, quindi voglio dire è molto bello perché significa che sto cercando di, ho forse già instaurato un rapporto con uno zoccolo duro di persone, di gente che mi segue e che comunque come si suol dire sbiglietta, cioè nel senso compra il biglietto per venirmi a sentire. Quest'anno era anche un po' più alto il biglietto dell'altro anno, come spero sia un pochettino più alto anche la qualità, insomma, dello spettacolo stesso. Io ci sto mettendo tutto l'amore, tutta la passione, ovviamente mi avvalgo di tante persone che mi aiutano a sostenere questo progetto, perché da solo potrei fare molte meno cose, quindi sono molto contento del risultato che sto ottenendo man mano, tanto è un risultato che finirà l'11 di gennaio alle ore 20, potrò dire ok, questo spettacolo può andare in scena. Per me tu sei mogliere, ma fino a che moro grida, ma o calendario nostro si mette, non c'è un anniversario per ciò dicere. Tutte giorni sono innamorate di te. C'è un valore che muove la tua vita e che naturalmente è presente nel tuo disco e che sarà presente naturalmente con te anche come valore che accompagnerà come fil rouge il tuo concerto. La famiglia, l'amore per la famiglia. Io credo che l'amore della famiglia sia il primo elemento che ognuno di noi, specialmente chi esprime e si esprime, deve portare con sé, perché è l'amore che ingigantisce tutto, che amplifica, è un grande amplificatore di tutto, no? L'amore. Quando sei avvolto da tanto amore, ma anche da tanta amicizia, da tanto affetto, che non è fine solo all'amore con la propria moglie o con i propri figli, ma si è ampio, no? Lo spettro è ampissimo. E io credo di essermi del tutto, diciamo, regalato a chi mi trascina nelle proprie passioni. Ovviamente so scindere le cose e per me il primo amore è la mia famiglia. Dopodiché non c'è una vera e propria scala, perché declasserei il terzo, il quarto e il quinto rispetto al primo.
appartengono tutti a una categoria precisa. Mia moglie, i miei figli, e arriva tutto il bello che nella vita invece ci può, che la vita ci può regalare, che è l'amicizia, la fratellanza, tante cose. La positività, perché nella vita bisogna apprendere qualche cosa di positivo. È come quando ascolti un TG, no? Tu vedi tutte le notizie negative della città di Napoli, per esempio la città di Napoli, e ti angosci. Poi ti fa venire immagine un mare e ti viene voglia di vivere un'altra volta. Io cerco sempre di fare questa mia introspezione regalandomi alla passione in generale. Buon anno a tutti, buona fine, dimentichiamoci le cose brutte e apriamo il mondo al 2020 che sia un anno straordinario e sfavillante per tutti. Vi aspetto all'occasione al Teatro Palapartenope l'11 gennaio e vi ringrazio per l'amore che mi trasmettete. Auguri a tutti.